L'attrezzo più adoperato dal calzolaio è il coltello, perché il coltello si adopera proprio da quando si taglia la tomaia fino a quando si finisce la scarpa, diciamo. E fa sempre bisogno il coltello, non si può lavorare senza coltello. Quindi è l'attrezzo principale, quello che si adopera di più. Per montare una tomaia ci voleva quell'attrezzo qua, era una pinza, e si prendeva, si agganciava la tomaia e si tirava sotto. Tirandolo sotto si piantava poi il chiodino che si fermava. Ecco questo. Una volta fatto questo, quando si cominciava a cucire, questa è la lesna. La lesna. Ce ne sono di ogni tipo, grossa, piccola. E con questa si cuciva la scarpa. Si partiva a cucire sempre con il doppio spago, no? Sullo spago, sulla punta, se si vede, la punta è sottile in cima. Ecco, si faceva la punta sottile, si metteva l'ago, sia da una parte sia dall'altra, poi si doppiava, si infilava, si faceva il primo buco, no, nella scarpa con la lesna, poi si infilava lo spago, si tirava fuori fino a quando arrivava anche all'altra parte che era lunga uguale. Una volta che erano alla lunghezza giusta, così si partiva, allora si cominciava a cucire. Per cucire, uno restava da una parte nello spago e l'altro dall'altro. Quando si faceva il buco, si infilava sia da una parte sia dall'altra. Si prendevano le due punte e si tiravano fuori. E si tirava fino a quando non c'era più spago, no? Che arrivava in fondo. Quando arrivava in fondo, per tirare bene lo spago, che lo spago era poi intriso di pece, no? Che la pece scorrendo così si scioglieva e quando il punto era tirato si raffreddava e bloccava lo spago, che si metteva sulla mano così, la mano sinistra. Poi c'era la mano destra. Quando si arrivava fuori con lo spago si faceva su intorno alla mano, lo spago intorno alla mano, così, e l'altro si faceva arrotolare al manico della lesina. Quando si arrivava al punto in fondo, con una mano si tirava un capo dello spago e con l'altra si faceva leva sulla gamba con lo spago fatto su intorno, che non faceva male la mano, e si tirava fino a quando il punto era ben chiuso. Cuciva la suola, no? Che c'era l'insegna qua. Come ho detto, no? Restava rialzata, che si metteva la colla e poi si abbassava. Per abbassarla bene, per stirarla bene su, quando era incollata sotto, si prendeva la puiola, che è un pezzo di legno così, anche più lungo, questo è corto, ma ce ne sono più lunghe. Ecco. E si sfregava, qui si teneva sulla scarpa e si sfregava con questa, si abbassava bene l'insegna e si tirava liscia più che si poteva. E anche si lucidava anche il cuoio sotto, perché con un po' di sputo, perché con la saliva diventava bello lucido, e si tirava e si lisciava bene la sua. Questa che sulla puiola, che c'era quella specie qua di scalpello che serviva per abbassare il guardalo in giro, diciamo, per stirarlo tutto bene uguale. Questa sarebbe la ruela, cioè è un attrezzo che ha delle scanellature e si fanno dei ricami, per esempio sulla suola. Adesso questa è inchiodata, ma quelle che non sono inchiodate si facevano delle belle sagome, no? Dei ricami sotto. Ecco. Questo che è una scanellatura qua. Quando la scarpa è finita, che è già incerata e tutto, sullo spigolo del bordo del guardalo, sempre scaldandola come la liscia, si girava intorno così e marcava bene, faceva lo spigolo ben in vista. La coppa, il mulo ai cortei. E quando non tagliavano, si affilavano. Questo è un altro attrezzo che serviva quando si strappava dalla suola, quando si metteva la suola prima di cucire. Si mettevano delle puntine, no? Che poi si strappavano e restava il buco. Con quell'arnese qua,
svuotato in mezzo, no? Si metteva sopra dove c'era il buco e con un colpo di martello sopra il cuoio si chiudeva, così non passava l'acqua attraverso il buco della puntina. Di diverse misure, perché a seconda della grossezza anche dello spago, quando si cuciva nella tomaia, ci voleva un buco adatto, sempre più piccolo che lo spago. E allora ci sono varie misure di lesene. Allora, questa è una foto che risale al 1925, no? Quando lavoravano ancora a mano, e ci sono su il ciabattino e anche l'orlatrice, che si chiamava la Burdeuse. Si vedono tutti esposti, tutti i vari, con i vari banchetti, e ognuno faceva la scarpa per conto proprio, no? Questa foto qua, che vedete, sì, quel signore qua, è uno degli ultimi che faceva le scarpe a mano ancora, a sorriso, che adesso non c'è più. Si chiamava Francesco. Francesco, però l'ho chiamato già Francesco. Ecco. E quell'altro signore qua dietro faceva anche lui, era capace di fare le scarpe, però come mestiere lui faceva più il tagliatore di tomaie, ecco. Che si chiamava Camilo, come me, perché restava anche cugino. Diciamo, nell'antichità qualche mestiere bisognava farlo, no? E allora ho cominciato col fare le scarpe, e nell'Ottocento, diciamo che si è sviluppato il secolo più, diciamo che si è sviluppato l'arte di fare le scarpe. Ogni famiglia lavorava, non è che c'era un imprenditore che aveva 100 operai che faceva lavorare, ogni famiglia si ingegnava. Faceva, magari dava il lavoro a uno o due, così che facevano le scarpe, e li faceva anche il titolare della famiglia. Ma poi dopo andavano ai mercati, andavano a Rona, andavano a Orta, andavano a Borgo Sesia, i vari mercati che c'erano in giro, e portavano le scarpe fatte. Poi è durato ancora nei primi anni del 1900, poi dopo uscendo il macchinario e tutto. Cambiata l'attrezzatura del calzolaio, così man mano sono andati scomparendo tutti. Questo sarebbe il banchetto che lavoravano il calzolaio. Si poteva lavorare in quattro, uno per angolo, si metteva in mezzo alla casa e quattro persone lavoravano facendo le scarpe. Il banchetto era fatto, c'erano dei piccoli vani ai lati così, che mettevano i chiodi. C'era il posto per mettere tutte le attrezzature e poi si attaccava anche, come specialmente il raspone, per esempio, la roba grossa così, si attaccava sui lati. Poi c'erano, per sedersi, al tambourin, come la chiamava. Questa è una sedia senza schienale, no? E mettevano, per non che si sfondasse, si metteva un pezzo di pelle inchiodato in giro e così restava. Durava secoli, diciamo. C'era chi adoperava la sedia, appunto come quella, per esempio. Poi c'era un altro tipo, invece del banchetto, che adesso qui non c'è, nei vani delle finestre si metteva un asse di traverso che si chiamava ribalta. Invece di banchetto si chiamava ribalta. Si mettevano su tutti gli attrezzi come questo e si sedeva uno, se era da solo, vicino alla finestra, così di fronte che ci riceveva la luce e lavorava con la ribalta. Questa sarebbe la duia, dove si metteva l'acqua e si metteva a bagno il cuoio tagliato già così, si metteva dentro a bagno. Quando diventava bello morbido, questa è la suola, per renderla più, che prendeva anche un po' di forma, no? Che diventava un po' ovale, si prendeva il sasso che c'era, ogni ciabattino c'era il sasso, secondo la sagoma com'era, si metteva sopra e col martello si batteva sempre così, fino a quando prendeva già un po' di incavatura la suola così. Una volta battuta bene, allora poi si metteva sotto la scarpa. Questa sarebbe la macchina da cucire, le tomaie. Quando le tomaie erano tagliate, si mettevano assieme e questa è la macchina che si cuciva, le tomaie. Però c'era un tipo di tomaia, come gli stivali, per esempio,
quelle col gambale proprio che arrivava sotto il ginocchio, che non si poteva adoperare questa macchina qua per metterla assieme, siccome lo stivale era lungo. Allora c'erano le macchine a colonna, come queste due qua, sia questa sia quella, che si infilava sul gambale, sul braccio, e si cuciva la patina e si finiva lo stivale, diciamo, da metterlo assieme, quel tipo di macchina qua. Sulla tomaia poi vanno fatti fuori per far passare i lacci, no? Si può fare con questo a mano il foro, ma poi per mettere l'occhiello o il gancio, dipende, allora c'erano le macchinette queste, che si cambiavano le varie testine qua, si metteva dentro l'occhiello, poi si tirava così, si schiacciava. Questa veniva inchiodata però, non era libera così. E l'occhiello si allargava di sotto, che restava dentro e non usciva. Queste sono tutte attrezzature che facevano parte dell'orlatrice, perché faceva tutto l'orlatrice. Una volta fatta la tomaia, mettevo gli occhiali, tutta la tomaia finita. Questo sarebbe il picheux, che le adoperavano le orlatrici, i bourdeuses, in poche parole. Serviva, qui è fatto un po' rotondato, no? Così, bello liscio, serviva per quando facevano le cuciture. Poi si battevano, se restava un po' di grundon, come diciamo noi, si batteva con questo e si lisciava. L'esempio di questa calzatura qua. Qua in giro non c'è nessun bordino, no? È tutta tomaia rovesciata. Quindi qui veniva tutta smussata sull'orlo, che sia sottile, poi si metteva la colla, poi si rivoltava giù, poi con questo si premeva sopra, si stendeva e si faceva attaccare la colla tutto in giro. Queste sono le forbici sempre che adoperavano le orlatrici, furbisitoi, per tagliare il filo, per tagliare diverse cose. Anche quando mettevano le fodere, dopo bisognava rifilarle in giro, allora adoperavano la forbice. Ecco. La cucitura alla slovena, la chiamavamo. Con il guardaro che è ripiegato, c'è sotto la cucitura, e qui sopra è il guardaro rivoltato indietro, ecco. Questo tanto per far vedere. Poi dopo qua, quando è venuta l'epoca che mettono sotto le suole in Vibram, ma questo parliamo già del 40, quell'epoca lì, che si inchiodavano con delle. Erano praticamente dei chiodi, ma sembravano viti, no? A Sorriso c'è un soprannome per i sorrisesi e si chiamano i Curlit. Allora da dove deriva sto soprannome? Si pensa che siccome era un paese pieno di calzolai e l'attrezzo principale del calzolaio era il coltello, e chiamavano i curlì perché ogni calzolaio ne aveva almeno 7-8 a casa che adoperava. Sì, questo qua sarebbe un tipo registro che tenevano i calzolai, diciamo, per i lavori che facevano, perché oltre a fare le scarpe nuove, facevano anche riparazioni, tutto quanto. Allora a casa segnavano tutto. Su prezzi, tutto quanto. Quindi veniva tutto registrato, non è che lavoravano così come veniva alla buona, no? C'era la contabilità anche una volta. È chiamato il piede di ferro, perché è di ferro qua. Serviva per le risuolature. Si infilava la scarpa sul piede di ferro, il piede di ferro si teneva con le gambe così, e si batteva sopra, si metteva la suola, la mezzasuola, la riparazione che si doveva fare. Come smezzato, come che dicevano noi. Sono dei chiodini di metallo dolce che quando oltrepassa il sottopiede si rovescia indietro e viene schiacciato.